Stupitevi pure, sarete stupiti. Chiudete pure gli occhi, diventerete ciechi. Costoro sono ubriachi, ma non di vino. Barcollano, ma non per bevande alcoliche. È il Signore che ha sparso su di voi uno spirito di torpore. Ha chiuso i vostri occhi, i profeti. Ha velato i vostri capi, i veggenti. Tutte le visioni profetiche sono divenute per voi come le parole di uno scritto sigillato che si desse a uno che sa leggere dicendogli «Ti prego, leggi questo». Egli risponderebbe «Non posso, perché è sigillato». Oppure come uno scritto che si desse a uno che non sa leggere dicendogli «Ti prego, leggi questo». Egli risponderebbe «Non so leggere». Il Signore ha detto «Poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini». Questo testo, che vediamo ripreso più volte dal Signore Gesù stesso e poi in seguito anche dall'Apostolo Paolo, è un testo che mi ha sempre fatto una certa impressione tante anni fa, le prime volte che l'avevo letto, perché qua si tratta di qualcosa di cui noi facciamo esperienza ogni qualvolta condividiamo il lieto messaggio del Vangelo della Grazia, annunziamo il lavoro unico, perfetto e completo di Cristo Gesù, l'opera perfetta dell'unico Salvatore e unico Mediatore. Purtuttavia, questo non è compreso. Infatti qua è scritto in maniera molto chiara, ti prego, leggi questo. Egli risponderebbe, non posso perché è sigillato. Ecco, questa parola mi dà veramente molto da pensare, perché è sigillato, significa che veramente noi comprendiamo solo nella misura in cui lo Spirito Santo ci dà da comprendere, ma non perché il Signore fa una preselezione, fa una distinzione alcuna, ma perché soltanto quei cuori che si aprono all'amore della verità possono intendere la parola di Dio, possono aprirsi alla grazia del Signore. Quindi quando ci incontriamo e annunziamo l'Evangelo in quelli che sono i basamenti, i fondamenti, non ci possiamo meravigliare che ciò non sia compreso da coloro i quali, abbiamo letto prima, sono fondati su tradizioni, su insegnamenti che sono di uomini. Infatti è scritto che con la bocca mi onorano, con le loro labbra, mentre il loro cuore è lontano da me. Il timore che hanno di me, dice il Signore, non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Ecco, quando veramente si antepone alla freschezza, alla purezza, alla santità, la bellezza, la gloria, la maestà della parola di Dio, degli insegnamenti umani, delle tradizioni, dei ragionamenti emotivi o qualsiasi altra cosa, ecco che si fa naufragio nella fede. Noi dobbiamo accogliere la parola di Dio così com'è, accogliere Cristo come è scritto che gli apostoli lo accolsero nella loro barca così come era. Noi dobbiamo accogliere la parola di Dio se vogliamo che veramente giovi e fruttifichi nella nostra vita, nella sua pienezza. Infatti è scritto che ad alcuni che ascoltarono la parola di Dio, scrive l'Apostolo San Paolo, la parola non giovò a nulla. Perché? Perché non fu assimilata, presa, fatta propria per fede. Quindi, quando noi invece ascoltiamo la parola di Dio, apriamo il nostro cuore, permettiamo a quell'opera gloriosa, efficace dello Spirito Santo di operare in noi, allora lì fruttificherà. Infatti Gesù parla di diversi terreni, quello roccioso, quello con le spine, ma soltanto il terreno che è malleabile, quindi il terreno che è pronto ad accogliere, può il seme fruttificare, mentre invece noi vediamo che negli altri casi la strada, le rocce, i terreni spinosi, invece il frutto per qualsiasi maniera non ha fruttificato, non è andato a produrre quello per il quale è stato veramente piantato. Che i nostri cuori possano essere un terreno fertile per la santa imperitura ed eterna parola dell'Iddio vivente. Accogliamo
la parola del Signore con disponibilità di cuore, onestà, sincerità. E allora, se noi crederemo in Dio e in suo Figlio Gesù Cristo, vedremo la gloria del Signore.